alla fine della terza parte abbiamo visto come i Diamond Dogs abbiano appreso che XAOF stava operando in Africa centrale. Ottenute queste informazioni, Venom Snake spiegò le sue forze sul territorio africano in cerca di Skullface. Poco dopo entrarono in contatto con un'associazione ambientalista che chiedeva di fermare le attività di un campo petrolifero al confine tra l'Angola e il Zaire. Il suddetto campo stava inquinando tutte le acque circostanti, privando i vari villaggi di acqua potabile. Ma questo non era tutto. I Diamond Dogs avevano accettato anche perché la compagnia che gestiva il campo era collegata attraverso varie reti con Cypher. Venom si precipitò sul posto e riuscì a far saltare in aria la pompa di drenaggio. Dalle acque putride emersero innumerevoli cadaveri coperti da strane protuberanze. Dietro la gestione di quell'impianto c'era sicuramente Skullface e i suoi esperimenti. L'Africa centrale del 1984 era una zona piena di conflitti e disordini. Infatti il governo dell'Angola, sostenuto da Unione Sovietica e Cuba, combatteva una guerra civile contro un gruppo di ribelli chiamato UNITA, sostenuto dagli Stati Uniti d'America e dal Sudafrica. Inoltre era in atto una sanguinosa guerra etnica tra i Buta e i Mbele per il controllo di alcune zone. Intorno a questi macro conflitti si inserivano tre grosse compagnie militari private: la Rogue Coyote, la Zero Risk Security e la Contract Force of Africa. Dopo la scomparsa delle scene di Zero, Skullface controllava Cypher e di conseguenza operava sul territorio africano attraverso numerose reti e organizzazioni fittizie che in qualche modo si allacciavano alle tre compagnie di cui sopra. Questa anarchica configurazione bellica era il posto ideale per un'organizzazione mercenaria in piena crescita come i Diamond Dogs, che nel mentre cercavano di rintracciare Skullface iniziarono a svolgere compiti per le varie forze in gioco. Venom Snake in persona svolse diversi incarichi, ma uno in particolare lo destabilizzò moralmente. Il generale del gruppo etnico dei Mbele lo incaricò di infiltrarsi in un campo dei Buta per eliminare una squadra Mbele che era stata catturata e che molto probabilmente stava collaborando con i Buta. Venom si infiltrò nel campo e rintracciò i prigionieri da eliminare, ma con sua grande sorpresa si ritrovò davanti un gruppo di bambini soldato. Finse di ucciderli e li riportò sani e salvi alla Mother Base. Qui Venom pensava che sarebbero tornati utili alla causa, ma Miller consigliò un altro modo per gestirli. To learn how to read and write, do basic jobs. Chance at a real life. Just not from behind a gun. Behind a gun's what we do, boss. There's no room for agents in our heaven. Dopo un primo periodo di adattamento, i bambini iniziarono ad abituarsi alla nuova vita, tanto che uno di loro chiese a Venom Snake di andare a recuperare il capo della loro squadra, il piccolo Shabani, che era stato portato in una sorta di laboratorio medico, in Zoya Badiabulo. Quel posto era molto temuto dai locali e diversi soldati erano stati avvistati nei dintorni. Salvare Shabani poteva significare scoprire qualcosa in più sui movimenti di Cypher in Africa. Venom si diresse nel posto e si infiltrò senza troppi problemi in un edificio all'apparenza abbandonato. Una volta entrato, lo scenario che si ritrovò davanti fu orribile. Sangue ovunque, strumenti medici e brandine sul quale giacevano i corpi di diverse persone alla quale erano stati fatti esperimenti alle corde vocali. Uno dei pazienti era proprio il piccolo Shabani. Venom provò a liberarlo, ma fu sorpreso proprio da Skullface, che tramite Treaty Rebenok li scagliò contro il furioso Folgin che incendiò l'intero edificio. La sua forza era inarrestabile e Venom fuggì con l'aiuto del suo pilota Pequod. Era riuscito però a recuperare una cassetta sul quale erano state registrate diverse discussioni in varie lingue. La situazione era davvero poco chiara. Noi sappiamo però che in quel posto Skullface aveva fatto degli esperimenti per la creazione del ceppo parassitario che avrebbe dovuto uccidere tutti gli infetti che avessero parlato la lingua inglese. In Africa la questione dei bambini soldato era molto complessa. In particolare c'era un gruppo che saccheggiava e depredava i villaggi vicini.
Il governo dell'Angola commissionò ai Diamond Dogs una missione di eliminazione. I saccheggi dovevano cessare. Miller accettò la missione, ma trovò una soluzione meno radicale. Rapire il loro capo, chiamato White Mamba, e portarlo sulla Mother Base. Questo avrebbe fatto disperdere l'intero gruppo. Venom si infiltrò nel loro campo. Con molta cautela si avvicinò al comandante, senza uccidere nessuno. Lo atterrò e lo portò via. Il giovane White Mamba si chiamava Eli ed era un ragazzo molto aggressivo, spavaldo e orgoglioso. Una volta giunti alla Mother Base, riprovò ad assassinare Venom Snake, che lo immobilizzò di nuovo e gli disse che prima di lasciarlo andare avrebbe dovuto imparare ad usare la testa. When you get that under your belt, then you're free to leave. Il piccolo Eli però era molto energico e istintivo, non si sentiva affatto un ragazzino e non amava essere chiamato Eli, preferiva il suo nome di battaglia. Causò subito qualche problema sulla Mother Base e come vedremo più avanti il suo soggiorno non sarà molto tranquillo. L'incredibile abilità di Eli fece sorgere il dubbio che forse poteva essere uno dei prodotti del progetto Les Enfants Terribles. Come abbiamo già visto, i cloni di Big Boss erano nati nel 1972. Uno era sfuggito al controllo dei Patriots e l'età sembrava combaciare. Così Miller fece un esame genetico. Ovviamente il risultato fu negativo. Eli non era il clone di Venom, però è chiaro, non sarebbe mai potuto esserlo. In fin dei conti, Venom Snake non era il vero Big Boss. Qui vi confermo che Eli era proprio uno dei cloni di Big Boss. E negli anni a venire diventerà centrale nelle vicende della saga, ma questo lo vedremo a tempo debito. Come se non bastasse alla difficile gestione di Eli, si unì un'improvvisa infezione parassitaria che colpì numerosi soldati della Mother Base, ovviamente causata da uno dei ceppi di prova sviluppati da Skullface. Il ceppo in questione colpiva solo gli individui che parlavano il Kikongo. Ovviamente Diamond Dogs non erano a conoscenza di questa sorta di arma sviluppata da Skullface e brancolavano nel buio. L'unica che sapesse qualcosa era la taciturna Quiet, che infatti cercò di tagliare la lingua ad un membro della Mother Base infetto. Ma perché White era a conoscenza delle dinamiche infettive e trasmissive del virus? È giunto il momento di svelare le sue reali intenzioni. Come abbiamo visto, Quiet era la stessa killer mandata ad eliminare Big Boss nell'ospedale a Cipro. La donna era stata incendiata da Big Boss, aka Ishmael, e successivamente recuperata in fin di vita dagli uomini di Skullface. A Quiet non rimaneva molto da vivere, i suoi polmoni erano completamente bruciati e da lì a poco avrebbe smesso di respirare. I medici di XAOF quindi la infettarono con un ceppo di parassiti, simile a quello che aveva infettato The End, donandogli la possibilità di respirare attraverso la pelle e compiere la fotosintesi clorofilliana. La donna aveva continuato a lavorare per XOF, il suo compito rimaneva quello di eliminare Venom Snake. Ma dopo essere stata risparmiata da quest'ultimo, il suo compito divenne meno chiaro, man mano iniziò a sviluppare un forte legame empatico con colui che doveva essere la sua preda. Non sappiamo bene il motivo, forse era stato il primo gesto di misericordia che aveva mai ricevuto, o forse sentiva qualcosa che va al di là delle vere parole. Di fatto disertò da Cypher e si unì ai Diamond Dogs. Ma perché si rifiutava di parlare e perché conosceva le modalità di trasmissione dell'infezione? Vi ricordate che Skullface aveva sviluppato ben 3 ceppi destinati all'eliminazione della lingua inglese? Uno di questi 3 ceppi era stato utilizzato per infettare Quiet. Se avesse parlato inglese avrebbe infettato le persone circostanti e di conseguenza sarebbero morti una volta che loro avessero parlato in inglese. Come il suo nome suggerisce, Quiet era destinata a restare in silenzio. Molti si chiederanno del perché lei non scrivesse o cercasse di far capire la situazione ai membri di Diamond Dogs. Beh, semplicemente sapeva di essere una potenziale arma di distruzione di massa e riferire questo ai Diamond Dogs l'avrebbe messa in una posizione molto scomoda, probabilmente rischiando di essere giustiziata per prevenire l'infezione. Venom e compagni non erano a conoscenza di questa situazione e diventarono molto cauti rispetto a Quiet. Inoltre non conoscevano minimamente le modalità infettive del ceppo Kikongo e come prima reazione decisero di mettere tutti gli infetti in quarantena ed inviare molte spie in cerca di informazioni utili per capirne qualcosa.
Dopo poco tempo una spia da Hammond Dogs venne a conoscenza del fatto che un biologo, esperto in parassiti e collegato a Cypher, era tenuto prigioniero in una villa situata nella valle di Lufwa, difesa dal gruppo mercenario Zero Risk Security e da una Parasite Unit specializzata in cecchinaggio, chiamata Chemo Unit. Venom si diresse nei pressi della villa, si scontrò con la Chemo Unit e ne uscì vincitore, dopodiché si infiltrò nel sotterraneo della villa e qui vi trovò il suo obiettivo. Il biologo che avrebbe potuto salvare i suoi uomini infetti non era altro che Colt Walker, l'uomo che era stato costretto a creare ceppi parassitari per conto di Skullface. Venom Snake lo riportò alla Mother Base e Colt Walker fornì immediatamente una cura. Utilizzando un particolare batterio parassita, era possibile trasformare i parassiti delle corde vocali maschi in femmine, prevenendo la riproduzione e di conseguenza la trasmissione dell'infezione. Grazie a Colt Walker l'infezione fu fermata, anche se tutti coloro che erano in uno stadio avanzato sarebbero comunque morti. Sappiamo che Quiet era infetta dal ceppo inglese, però la donna rifiutò la cura di Colt Walker. Probabilmente perché, inabilitando i parassiti, lei sarebbe morta, in quanto erano i parassiti stessi a tenerla in vita, dopo che i suoi polmoni erano stati arrostiti. Inoltre, Colt Walker disse che Skullface aveva lasciato l'Africa e svelò il suo intero piano. Voleva rendere accessibili le armi nucleari anche ai piccoli gruppi militari e attraverso l'utilizzo degli archea metallici, di cui ho spiegato il funzionamento nella parte 2, creare una situazione di perenne deterrenza. They proliferate. Conventional nukes lose all value. Political, military, and economic. The two superpowers become powerless. The very atmosphere of nukes, anywhere and everywhere. Deterrence on all sides. Skullface voleva aprire il mercato delle armi nucleari mobili a tutti. Mercato che avrebbe avuto in pugno, perché grazie al possesso degli archi metallici avrebbe potuto disabilitare tutte le nucleari a suo piacimento. Il Sahelanthropus era il suo primo esperimento e mostrando il suo funzionamento al mondo avrebbe ufficialmente dato il via libera alla produzione in massa e alla compravendita del suo prodotto. A new business to replace the arms business. And Skullface owns the market. I Hammond Dogs si previssero l'obiettivo di fermarlo. Skullface will pay for this. L'unico che poteva sapere dove fosse Sahelanthropus era il suo creatore, Huey Emmerich. L'uomo aveva sempre sostenuto di non sapere nulla, ma questa volta Ocelot riuscì a farlo parlare. Sahelanthropus, where is it? What? KB Zero, Sahelanthropus is beyond the Soviet base camp, in a lab built by the Soviet philosophers. That's what you're looking for. But I have no idea how he's controlling it. It wasn't designed to accommodate a human pilot. Finalmente si conosceva l'esatta posizione del Sahelanthropus. E di conseguenza anche quella di Skullface. La resa dei conti era vicina. Un abbraccio ad Amsterdam. Who infected you with a parasite? We can't let her talk. Put it back. All I want's a name. That won't trigger anything. Tell me. Tell me!